Porca puttana. Wow, wow. Di prendere una nuova moto da tenere in officina e da aggiustare, e guardando un po' in giro ho trovato la regina delle 125, ho trovato questa Kajiba Mito e sono davvero davvero contento di averla in officina, perché è una moto che desideravo da un bel po' di tempo e finalmente appunto ce l'ho qua. L'ho pagata poco appunto perché ha questi problemini, le carene, problemini, perché costano un fottio queste carene, ma cercheremo o di comprarle nuove o se ne ad aggiustare queste, ma vedremo. Dopo ci sono altre cazzatine da guardare e soprattutto il cilindro, perché il proprietario mi aveva detto che la moto ha circa 20.000 km e però sul contachilometri non sono segnati, perché c'è un contachilometri della Coso che e ne segna solo 3.000, come vedete, comunicazione Coso, e quindi andremo a vedere il cilindro come messo e tutta la moto in generale per prepararla alla vendita. I primi danni che ho scoperto, danni tra virgolette perché non sono cose gravissime, esternamente parlo, a parte le carene sgriate, il sinizzatore anche qua rovinato per una caduta, ci sarà da cambiare pedalina del freno visto che non c'è più l'appoggio ed è anche un po' storta, poi leva della frizione, anche se rotta, e controllare perché c'è del gioco e questo nastro adesivo mi preoccupa molto. E pedalina, se riusciamo la raddrizziamo. Quanto gioco! La raddrizziamo e o se no la sostituiamo direttamente. Corona messa bene, anche la catena. Messa bene bene bene. E soprattutto, che me l'ero dimenticato, togliendo il sellino del passeggero, è rotto anche il codone. Il codone in questa parte. E quindi va sostituito anche questo. Il filtro è da sostituire perché. Da sostituire, un'altra cosa in più, e per questa puntata insieme alla Kajiba è tutto. Vi ricordo di seguire il mio profilo Instagram e niente, guardate le prossime puntate perché finirò tutti i lavori.